Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto di nuovo ragazzi su My Little Farm. Eravamo rimasti praticamente che avevamo comprato un pochettino di cose, no? Avevamo preso già i nostri coniglietti, che però ci va una vita prima che producono. Allora, qua il nostro terreno è stato, il nostro primo pezzettino è stato messo a posto, adesso c'è da aspettare 2 minuti, ogni questo ci va 2 minuti purtroppo, e questi ci vanno 5. E purtroppo è così. Allora, intanto vediamo che la nostra segale, qua la nostra produzione sta andando avanti, perfetto. Dobbiamo poi allora guardate un attimino, perfetto, io sono stato un pirla perché ok. Allora, volevo andare a vedere se c'è un magazzino, qualcosa, perché deposito, eccolo qua. Ma tutti. Allora, patate. Sì, però ho capito, ma cosa mi stanno dando i conigli? Io sta cosa non l'ho capita. Cosa mi danno i conigli in cambio? Cioè, questa è proprio una cosa che io non agio capisciuto. Io non agio capisciuto. Cosa mi stanno dando i cozzonigli? I cozzoniglietti mi stanno dando, vabbè, qua questo servirebbe per velocizzare il tutto. Ragazzi, ci va ancora 25 minuti, ci va una vita, ci va un'ora per mettere. Sì, diciamo che le tempistiche di ste cose, di sto gioco, sono un po' lente, perché ragazzi, cazzo, un'ora per le tempistiche, ragazzi, sono un po' problematiche. Allora, intanto io vado avanti, vedete, a togliere le nostre la nostra porcheria. Mi piacerebbe provare a piantare degli alberi da frutto, magari anche quelli ci potrebbero aiutare. Allora, queste non mi dicono ancora niente. I mercanti nostri qua, ok, non c'è ancora niente. Tu sei sempre quel pirlozzo là che vende le stronzataggini, molto perfettamente, ok. Vabbè, qua c'è, dice invita amico e cose del genere, però ragazzi, io non è che voglio fare chissà cosa, perché classifica cosa sarebbe? Ah, ho capito. Praticamente sto gioco qua, ragazzi, è online. Potete anche commerciare con altre persone che hanno altri come che si dice? Che hanno proprio altre fattorie, no? Però io vi dico la verità, non mi interessa più di tanto per il momento, perché allora, abbiamo 4, numero di amici 0, clienti attuali 4, bancarelle, allora,
miei riconoscimenti. Allora, oh, ragazzi, abbiamo un pollo. Un pollo. Allora, proviamo a vedere una cosa. Andiamo in negozio. In negozio. Negozio, 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 negozio. Animali. Animali, abbiamo sbloccato il pollo. Quindi io direi, ragazzi, di fare una bella cosuccia. Recinto per animali piccolo. Ne compriamo uno. Poi di pollo ne abbiamo uno, ma io direi di comprarne. Prendiamone. Ok, proviamo. Allora, adesso intanto possiamo mettere il recinto per animali piccolo, lo possiamo mettere magari qui. Perfetto. E possiamo, possiamo mettere i polli all'interno, credo, esatto, perfetto. E voilà, ok. Ok, e piano piano dovrebbero crescere, perfetto. Adesso io direi di guardare. Allora, cespuglio di rose, cespuglio di rose, però. Io direi magari, guarda, facciamo così. Tanto ragazzi si possono spostare. Mettiamolo qua. Perfetto. Pugno. Allora, io direi che possiamo anche metterlo. Vabbè, poi intanto mi sembra che si possono spostare. Mettiamo qua. Vediamo un attimino cosa ci dice. Qua cosa abbiamo? Staccionata blu. La staccionata blu. Ne abbiamo una, che sarebbe una piccola staccionatina stupida blu. Non so neanche io dove metterla, ragazzi. Vabbè. E rosa rossa. Rosa rossa. La possiamo magari mettere. Magari qui. Perfetto, poi vediamo. Tanto sono tutte cose, ragazzi, che se noi andiamo a cliccarci sopra, vedete, possiamo spostare. Sposta articolo nell'inventario, ruota e sposta. Vedete? Quindi è tutta roba abbastanza fattibile. 5 di farina di segale. Sì, però qua è andato avanti. Ok. 6 di farina di segale. Ne abbiamo. Oh, la Madonna, ne abbiamo solo una. Quindi andiamo a mettere questa, ok, e andiamo, inizia la produzione. Allora, per migliorare, ragazzi, ci serve un puttanaio di soldini. Però qua è bloccato anche qua, quindi niente. Ce l'abbiamo dura. E qua 5 di farina di segale anche tu. Qua 5 uova. Quindi io direi, ragazzi, di fare un'altra cosa. Facciamo che comprare altri polli perché
ce ne servono ancora. Non so quanti ce ne possono stare all'interno. Proviamo a metterne. Allora, adesso ne abbiamo 5. Proviamo a tenerne 5 per il momento, poi vediamo. Allora, così. Una cacca puzzolente. Allora, intanto facciamo così e togliamo anche questa. Andiamo a vedere se c'è il recinto grande. Allora, recinto per animali piccolo. Recinto per animali piccoli. Allora, 1 per 3. Costa 2000. Allora, mannaggia culo, devo arrivare al livello 5 e non ci sono ancora, molto molto bene, molto molto bene, andiamo proprio da di bene in meglio, bene, andiamo a vedere, 7 minuti ancora, mamma mia ragazzi, è una cosa impressionante. Sto gioco qua è carino, è molto 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 carino, però ragazzi è veramente veramente assurda. Nuovo al giorno, novità, sì, ok, capito, però ok, allora andiamo a vedere un attimo qua. No, non abbiamo ancora niente, vedi, con novità, sommario, classifica, ok, niente. Questo cos'è? Allora, questo è. Tante volte non riesco a capire cosa vogliono praticamente. Allora, il problema adesso, ragazzi, è che dobbiamo tutte le volte aspettare, 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 aspettare. Qua stiamo spendendo soldini, però il guadagno non si vede, non si vede, non si vede. Ok, non ho capito cosa è successo. Adesso sto capendo qualcosa, ragazzi. Ok, forse facendo in quel modo lì si velocizza il tutto. Piano piano, vedete, stiamo scoprendo le cose insieme, perché io è la prima volta che ci gioco, vi dico la verità. Quindi dobbiamo andare a vedere anche 5 minuti ancora, mamma mia ragazzi. Sto gioco qua è bello, carino, però cacchiarola. Un po'. Allora, fatemi vedere una cosa però. Perché se io volessi fare una cosa, potrei fare una cosa del genere, quindi spostarlo. Per dire di qua, spostarlo qua, vorrei spostare tutto da una parte praticamente e fare proprio un campo unico.
Quindi per il momento una cosa del genere si può fare, perché almeno così possiamo essere un po' più tranquilli. Così ne abbiamo ancora due. Io direi che possiamo fare in questo modo qua. Spostiamo uno e due. Perfetto. Ragazzi, ci siamo. Qua vediamo cosa piantare. Vediamo un attimino. Intanto sblocchiamo questo, perfetto. E questo costa un po' di più, però almeno ce lo ripuliamo per bene. Poi ci possiamo allargare ancora. Come potete vedere, ragazzi, qua c'è tantissimo, ma veramente tantissimo da poter. Guardate, la mappa comunque non è piccola, eh. Possiamo ingrandirci per bene, fare delle belle cosucce. Quindi io vi direi comunque, ragazzi, che questo giochino non è malvagio, è un giochino, diciamo, carino, perché può essere abbastanza fattibile per chi gli piace il genere. Vi porterò comunque altri giochini, continuerò con Creativers perché Creativers a me piace un botto e mezzo. Però intanto comincerò a portarvi tutti questi piccoli giochini. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, ragazzi, è che questo gioco qua è un free to play, quindi è gratuito. Potete prenderlo, farlo, scaricarlo tranquillamente. Io ho scaricato tramite streaming, cioè su stream, è praticamente gratuito, quindi vi potete sbizzarrire e divertirvi con questo giochino. Ho visto poco tempo fa anche un altro giochino che è una cosa più o meno simile, però è My Little Zoo. Mi sembra si chiama così, il mio piccolo zoo. È uno zoo, tu praticamente sempre livello tipo cartonistico, tipo cartone animato, così come questo. Gli animali sono tipo così, tipo cartone animato, però è veramente carino, cioè anche lì puoi costruire qualsiasi cosa, poi parti dagli animali, dagli orsi, dalle tigri, leoni, alle scimmie, a tutti gli animali che volete nello zoo. Se non sbaglio ci sono anche forse i serpenti, i ragni, così. Però è tutto, non è re, proprio realistica come cosa, è più sul cartone animato. Sono abbastanza belli come giochi, non sono non sono realistici come alcuni simulatori. Questo non è un simulatore, però ragazzi, questo è già più sul gestionale, quindi diciamo che è più, un po' più sul divertente, via. Bene, qua ragazzi la cosa si fa veramente, ma veramente lunga. Qua siamo a 30 minuti e 13 secondi, mannaggia la miseria. Magari se ce la facevo prima, quest'ora qua avevo già risolto. Ma è difficile perché la segale comunque qua ce l'ha fatta. Siamo a 28 secondi. Mamma mia. E boh. Questo è tutto, ragazzi. Facciamo una cosa. Questo video faccio che chiudervelo per il momento qui. Vi ho portato questi due piccoli video di questo particolare videogioco. Vediamo un attimino come va e poi vediamo se portarvene degli altri così. E magari vedere se possiamo andare ancora avanti un po' con questo. Perché comunque ci sono anche tanti animali, perché possiamo vedere ad esempio qua. Di animali ci sono questi qua, gli animali piccoli, poi ci sono questi. Ci sono le oche, ci sono le capre, ci sono le pecore, poi abbiamo questi, i maiali, abbiamo la mucca, quindi
ci sono tante cose. L'unico problema, ragazzi, è che purtroppo è tutto bloccato ancora, quindi siamo proprio agli inizi. Abbiamo il coniglietto e abbiamo il pollo. Va bene. Questo è un abbeveratoio per piccoli animali. 2000, mannaggia il pisellino. Anche questo diciamo che si dovrebbe comprare, perché secondo me, ragazzi, mamma mia, per dargli da mangiare a questi qua ci va. Mamma mia, ma se nella realtà costasse tanto così, ragazzi, ci spariamo. Porca miseria, oh. È assurdo. Perfetto, perfetto. Uno, andiamo qua e lì vediamo un attimino adesso quanta segale ho, cioè quanta farina di segale ho. Vediamo un attimino qua. Farina di 2. Quindi un cacchio. Ragazzi, non abbiamo nulla. Farina di segale ne abbiamo pochissime. Dobbiamo per forza vedere un po'. Anche qua è a posto, facciamo così. 300, mannaggia, qua è tutto costoso qui. Qui è veramente tutto costoso, eh? Molto bene. Bene, ragazzi, io vi saluto qua. Come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio dal vivo libero. Mi raccomando, ragazzi, tanti bei like e condividete il video, ok? Ragazzi, ciao, al prossimo gameplay.